Allora, procediamo così. Va bene. Allora, niente, come sapete, nel decreto rilancio, tra le tante cose che sono contenute, all'articolo 103 di questa norma è stata disciplinata la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari e una procedura finalizzata alla regolarizzazione del cittadino straniero. Che cosa significa? Significa che questa norma in realtà prevede una serie di possibilità, quindi non soltanto la regolarizzazione, ma anche la possibilità di far emergere rapporti irregolari, che siano quindi stati di fatto instaurati irregolarmente, e quando dico rapporti di lavoro irregolari mi riferisco a rapporti di lavoro instaurati di fatto, senza un contratto, il cosiddetto lavoro in nero, che in questo momento, in questo periodo di tempo, può essere regolarizzato. Perché dico può emergere e quindi essere sanato in qualche modo? Perché dico che questa misura non è necessariamente solo una misura che riguarda gli stranieri, perché chiaramente riguardando i rapporti di lavoro instaurati di fatto, riguarda qualsiasi rapporto di lavoro instaurato di fatto, a prescindere dalla posizione giuridica della persona. L'unica limitazione, come vedremo, è quella degli settori, cioè la procedura di emersione dei rapporti di lavoro e le procedure di regolarizzazione, che sono comunque disciplinate e contenute in questa norma, sono procedure che riguardano determinati settori produttivi. Quindi la norma prevede la possibilità di regolarizzare, di sanare rapporti di fatto o di concludere nuovi contratti. In entrambi questi casi è possibile che questo comporti come conseguenza la regolarizzazione di un cittadino straniero, ma non necessariamente, come stiamo dicendo. E d'altro canto è prevista anche una procedura di regolarizzazione che prescinde dall'instaurazione di un rapporto di lavoro al momento della sanatoria a determinate condizioni, per far sì che una persona che è divenuta irregolare in un certo periodo possa riavere un permesso di soggiorno per ricerca lavoro in determinati settori. Quindi la norma prevede due ipotesi, due differenti procedure che hanno come conseguenza quella di regolarizzare persone che probabilmente non avrebbero un futuro giuridico lungo in Italia. Perché dico questo e non mi riferisco soltanto agli irregolari? Questa è la prima cosa da tenere presente per questa procedura, vale a dire che la procedura di emersione, la procedura di regolarizzazione, questa procedura che è meglio nota come sanatoria, non riguarda soltanto i cittadini stranieri irregolari, ma è una grande possibilità e i dati ci dicono che di fatto riguarda principalmente persone che sono già regolari, ma con un permesso che noi spesso chiamiamo debole, cioè un permesso che forse non potrebbe essere convertito, un permesso che non assicura una lunga vita di regolarità sul territorio. E mi riferisco a permessi come permessi per richiedenti asilo, permessi per motivi religiosi, permessi per assistenza minore, permessi per gravidanza, tutta una serie di permessi che sono disciplinati dalla normativa in materia di immigrazione e che non possono essere convertiti e che per questa ragione le persone che ne sono titolari possono accedere alla sanatoria anche se già regolari per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro. Perché una volta ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro, questo è rinnovabile per tutte le volte in cui appunto si dimostra di avere il requisito del lavoro e anche in un periodo di tempo in cui non si disponesse del lavoro, per un periodo di tempo di attesa occupazione, cioè di ricerca lavoro.
Quindi questa è la prima cosa da tenere presente, che è una procedura che non riguarda soltanto i cittadini. È importante dire che non c'è il click day, quello che conosciamo, che gli stranieri conoscono, chi prima arriva è sicuro di avere il permesso di soggiorno. Perché in realtà quello che dobbiamo sapere è che tutte le domande verranno istruite, non c'è un numero massimo di domande che verrà recepito e quindi è importante piuttosto prendersi il tempo adeguato per preparare tutta la documentazione necessaria, analizzare la situazione per poter presentare la domanda in maniera completa ed essere certi che una volta che sarà istruita verrà accolta. Un altro chiarimento che è arrivato nel frattempo dal Ministero, ci sono tante cose che devono essere ancora chiarite e che man mano vengono chiarite con circolari, ricordiamoci sempre che si tratta di un decreto legge che un decreto legge che deve essere ancora convertito, quindi ulteriori modifiche possono essere introdotte in fase di conversione del decreto legge. Un altro chiarimento che è arrivato è soprattutto per i richiedenti asilo, che sono la maggior parte delle persone che in questo momento stanno accedendo alla sanatoria, in cui il Ministero ha chiarito che la partecipazione alla sanatoria non deve implicare la domanda, rinuncia alla procedura di riconoscimento della protezione. Voi sapete che la procedura di riconoscimento della protezione internazionale è una procedura estremamente importante che porta lo straniero a farsi riconoscere una condizione di persona che non può per nessuna ragione tornare nel proprio paese di origine perché lì rischia di essere sottoposto a persecuzioni, a danni gravi, quindi a tortura, a trattamenti inumani e degradanti, rischi gravi di lesione dei suoi diritti fondamentali. Ecco, questa procedura non interferisce con la sanatoria e quindi è molto importante sapere che i richiedenti che stanno accedendo per avere una certezza sul loro futuro giuridico comunque non devono rinunciare alla possibilità di far riconoscere la loro condizione giuridica rispetto al paese di origine. Questo è estremamente importante saperlo perché su questo c'è grandissima disinformazione. Ora, dicevo, le procedure sono due. La prima è una procedura che è attivabile dal datore di lavoro, quindi a fare la domanda è il datore di lavoro. Datore di lavoro che nel caso in cui si tratta di rapporti di lavoro che sono già stati instaurati e che sono o si vengono ad essere instaurati con cittadini stranieri, è una domanda che viene inoltrata telematicamente allo sportello unico per l'immigrazione. Perché dico appunto una procedura del datore di lavoro che decide, dice, di voler concludere un nuovo contratto di lavoro con una persona irregolare o con una persona che ha un permesso di soggiorno, come abbiamo detto, debole, o che dichiara di aver già in essere un rapporto di lavoro instaurato irregolarmente, senza contratto, che vuole sanare. Quindi al momento della domanda la prima cosa che il datore fa è dire se si tratta di un contratto nuovo o di un rapporto di lavoro già in essere. Quali sono i requisiti del datore di lavoro che può validamente accedere alla procedura? Quindi fare la domanda e pensare che questa domanda verrà accolta. Il datore di lavoro innanzitutto deve avere una condizione giuridica precisa, cioè chi assume deve essere una persona italiana o un cittadino comunitario, o se il datore di lavoro è un cittadino straniero, deve essere titolare di questo permesso di cui parlavamo poc'anzi, cioè di un permesso che attesta un diritto al soggiorno permanente. Sono permessi della durata di 5 anni che vengono rilasciati a persone che sono da molto tempo in Italia e che hanno dimostrato di avere un reddito, un certo tipo di integrazione e quindi hanno ottenuto un permesso di soggiorno lungo soggiornanti
diritto al soggiorno ottenuto perché si è fa straniero familiare di un cittadino italiano o di un cittadino comunitario, quindi con un diritto al soggiorno molto forte. Non tutti quindi possono essere i datori di lavoro, non possono essere datori di lavoro cittadini stranieri che abbiano un semplice permesso di soggiorno. Inoltre, il datore di lavoro non deve presentare delle cause ostative, cioè non deve aver avuto una condanna per determinati tipi di reati molto gravi. Quali sono questi reati? Tendenzialmente sono reati legati all'immigrazione irregolare e all'immigrazione, perché la norma ci dice che non possono accedere alla domanda di sanatoria i datori di lavoro che abbiano ottenuto una condanna per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, per riduzione in schiavitù, per caporalato, per sfruttamento lavorativo o per aver impiegato precedentemente in maniera irregolare persone senza contratto. Inoltre, il datore di lavoro deve avere un certo reddito. Questo reddito è stato, dopo l'entrata in vigore della norma, chiarito da un decreto interministeriale che ha fissato dei tetti di reddito differenti a seconda del tipo di lavoro e del numero di lavoratori che il datore di lavoro intende assumere o per cui vuole fare la procedura di sanatoria. Per i datori di lavoro che fanno la sanatoria nei settori agricoli e connessi, poi la riprenderemo, il livello di reddito richiesto è pari a 30.000 euro, mentre è inferiore il reddito richiesto per il datore di lavoro che effettua la sanatoria per lavoratori impiegati nell'ambito domestico o di assistenza alla persona non autosufficiente. In questo caso, appunto, è previsto un reddito inferiore pari a 20.000 euro che deve essere dimostrato dal datore di lavoro che se non è in grado di dimostrare il possesso di un reddito di questo tipo, quindi pari a 20.000 euro, può accumulare i redditi anche dei propri familiari, anche familiari non conviventi, quando questi familiari siano il coniuge o... Scusate, ho familiari, aspettate, non mi ricordo se entro il secondo grado, adesso questo lo recuperiamo. Quindi si tratta di persone che possono dimostrare un parente entro il quarto grado anche non conviventi, dimostrare un reddito cumulandolo con quello di alcuni familiari. In questo caso, se non sono io a dimostrare il mio reddito, il tetto ma accumulo quello dei familiari. Devo dimostrare di avere un reddito un po' superiore, pari a 27.000 euro. La cosa che dobbiamo tenere molto presente è che però non è previsto un tetto di reddito quando a fare la sanatoria sia un datore di lavoro che ha bisogno di assumere qualcuno o ha già assunto irregolarmente qualcuno alle proprie dipendenze perché doveva essere assistito in quanto persona non autosufficiente. Cioè, se il datore di lavoro è una persona non autosufficiente e può certificare questo possesso di un'invalidità, non deve dimostrare di avere un reddito. La norma dice ovviamente che è possibile procedere assumere in questo caso una persona purché si dimostri di essere in grado di garantirgli una retribuzione pari a quella prevista dal contratto collettivo nazionale come minimo. Quindi la procedura la fa il datore di lavoro, un datore di lavoro che deve avere determinati requisiti e che fa la richiesta per un lavoratore che anch'esso deve avere determinati requisiti. E quali sono questi requisiti? Il lavoratore, se si tratta di un cittadino straniero che quindi a seguito della domanda riceverà un permesso di soggiorno per lavoro, deve essere un lavoratore che può dimostrare di essere presente in Italia prima dell'8 marzo 2020 e di non essersi allontanato dopo questa data. In realtà, sul fatto di non essersi allontanato dopo questa data è difficile pensare che qualcuno con appunto in piena emergenza Covid si sia allontanato dopo questa data. Quindi tendenzialmente quello che è richiesto è di avere una documentazione che possa provare la presenza in Italia prima dell'8 marzo.
Non è previsto quanto tempo prima deve essere questa documentazione. È sufficiente che sia una documentazione di provenienza pubblica, poi se abbiamo tempo, magari anche con le domande ci torniamo, che possa dimostrare che la persona era in Italia. Inoltre, il lavoratore non deve avere anch'esso avuto delle condanne di certi tipi di reati. In questo caso i reati non sono quei reati così gravi del datore di lavoro, ma è prevista l'ostatività. E quindi l'impossibilità di regolarizzarsi per una serie di reati molto più elevata. Tendenzialmente il consiglio che stiamo dando al Centro Ascolto Stranieri è che se la persona ha avuto o pensa di aver avuto dei reati dal momento in cui è entrato sul territorio, è verosimile, è importante consigliarlo di magari fare delle indagini attraverso un casellario giudiziario, un carichi pendenti, cioè ci sono vari modi per verificare per quali tipi di reati si è avuto una condanna e verificare se questi reati sono tra i reati che sono molto ampi l'elenco dei reati che possono essere considerati ostativi. La cosa importantissima da sapere però, e su questo c'è molta falsa informazione purtroppo, che non è ostativo per la domanda di protezione il fatto che lo straniero sia stato espulso perché irregolare sul territorio. Se la persona precedentemente alla sanatoria era stata già fermata dalla polizia, che aveva visto che si trattava di una persona irregolare e quindi gli aveva dato un provvedimento che noi chiamiamo espulsione, cioè un ordine di lasciare il territorio, questa non è ostativa alla procedura di sanatoria, perché è ostativa soltanto un certo tipo di espulsione, quella cioè data per ragioni di sicurezza dello Stato. Quindi tendenzialmente le espulsioni ostative sono espulsioni collegate alla commissione di reati e a situazioni di pericolosità e non alla irregolarità sul territorio. Ok, quindi il datore di lavoro fa la domanda per il lavoratore e dichiara di aver già in essere un rapporto di lavoro o di voler concludere un nuovo rapporto di lavoro. Se vuole concludere un nuovo rapporto di lavoro, perché la sanatoria possa andare a buon fine, che requisiti deve avere questo rapporto di lavoro? Allora, dalla lettura delle circolari, del decreto interministeriale, delle norme contenute dall'articolo 103, possiamo dire con certezza solo alcune cose. La prima è che la persona che viene assunta con un nuovo contratto deve essere assunta, si deve voler stipulare un contratto di lavoro di tipo subordinato. È chiarito dalla norma che questo contratto può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Quello che ovviamente noi consigliamo è che il tempo determinato è facilmente ammissibile anche se breve per il lavoro stagionale, quindi in ambito agricolo, mentre consigliamo per le persone che si rivolgono al centro ascolto stranieri di nell'ambito familiare di non prevedere termini molto brevi perché potrebbero essere interpretati come contratti che in qualche modo vengono stipulati brevissimi solo per far accedere alla sanatoria. Quindi tendenzialmente, soprattutto in ambito domestico, consigliamo, soprattutto considerato che, come sappiamo, per il contratto collettivo domestico e per le norme sul lavoro domestico, cioè, anche se si fa un contratto a tempo indeterminato, non si è così vincolati nel licenziamento, perché il licenziamento, a differenza che negli altri rapporti di lavoro, è libero, deve essere soltanto messo per iscritto, ma non è prevista una verifica sulla sussistenza di una giusta causa, di un giustificato motivo oggettivo o soggettivo. Quindi ha una libertà di recesso più importante. Quindi quello che consigliamo è tendenzialmente un contratto, se possibile, a tempo indeterminato, quantomeno lungo, anche non solo a tempo pieno, ma anche a tempo parziale. Quello che sicuramente
ci sentiamo di dire è che anche lì, nel momento in cui dobbiamo stipulare un nuovo contratto a tempo parziale, da una lettura delle norme in materia di immigrazione, possiamo dire che la persona avrà un permesso di soggiorno per lavoro nel momento in cui può dimostrare di avere un rapporto di almeno 20 ore. Sotto alle 20 ore si rischia che l'amministrazione al momento della stipulazione del contratto di soggiorno non li ritenga sufficienti per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro. Quindi rapporto di lavoro di tipo subordinato, tempo determinato o indeterminato l'abbiamo chiarito, anche a tempo parziale, purché dia una retribuzione mensile non inferiore a circa 460 euro al mese, in settori specifici, come abbiamo detto. Quali sono questi settori? La norma dice l'agricoltura, l'allevamento, la zootecnia, la pesca, l'acquicoltura, quindi tutto il mondo agricolo, anche se la norma diceva attività connesse, e il decreto interministeriale ha esteso queste attività connesse che ad oggi ricomprendono anche tutto il manifatturiero legato alla trasformazione di generi alimentari. Quindi possono accedere datori di lavoro che provengono dal settore agricolo dell'allevamento e della zootecnia, appunto, e anche coloro che in qualche modo vivono di un'industria collegata all'ambiente agricolo, quindi alla trasformazione dei beni alimentari. Poi, come abbiamo detto, l'assistenza alla persona e il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Su questo è molto importante dire che le circolari hanno chiarito che il datore di lavoro in ambito domestico non può non essere soltanto una persona fisica, quindi io per la mia famiglia, ma può in alcune condizioni essere anche una persona giuridica. Tendenzialmente possono assumere nell'ambito della sanatoria anche le persone giuridiche senza scopo di lucro che possono dimostrare di voler assumere una persona che comunque svolge mansioni assimilabili al lavoro domestico. Quindi non qualsiasi tipo di lavoro e non la somministrazione di lavoro domestico, quindi non un'impresa che somministra ad altri lavoro domestico. La procedura è semplice perché si fa la domanda online, viene rilasciata una ricevuta, la procedura ha un costo di 500 euro che dovrebbero in teoria essere pagati dal datore di lavoro come prescrive la norma e dopo la domanda le persone verranno convocate allo sportello unico che avrà chiesto il parere alla questura che verificherà l'assenza di motivi ostativi e allo ispettorato del lavoro che verificherà l'idoneità del rapporto di lavoro che viene proposto e le persone saranno convocate per la firma del contratto di soggiorno a seguito del quale lo straniero potrà chiedere un permesso di soggiorno. Questa è sostanzialmente la procedura per quando è stata attivata dal datore di lavoro. C'è poi una procedura abbastanza residuale, ad oggi poco applicata, che può essere attivata direttamente dal cittadino straniero. Perché residuale? Perché prevede una serie di requisiti molto rigidi. In realtà su questo noi stiamo facendo un orientamento che tendenzialmente chiediamo alle persone di avere un colloquio approfondito presso il centro ascolto stranieri perché la norma prevede che la persona abbia avuto un permesso di soggiorno, quindi una persona che oggi è irregolare ma che precedentemente era irregolare, con un permesso di soggiorno però scaduto dopo il 31 ottobre 2019, quindi recentemente divenuta irregolare. Se fosse in Italia prima dell'8 marzo del 2020, ovviamente in questo caso è evidente perché era una persona irregolare, scusate, precedentemente regolare, e che prima del 31 ottobre abbia già svolto un'attività lavorativa nei tre settori della sanatoria, quindi una persona che può dimostrare di aver già lavorato in quel settore. In questo caso la domanda viene fatta dal cittadino straniero direttamente alla questura, che
E per ottenere un permesso di soggiorno per ricerca lavoro. Anche su questo permesso c'è tanta falsa informazione perché si dice che è un permesso di 6 mesi che poi non può essere più rinnovato. In realtà non è così, è una regolarità che è una messa in prova della persona che in realtà può poi chiedere un permesso per lavoro. L'unico requisito che viene richiesto è quello che poi trovi nei 6 mesi di ricerca lavoro regolare per una persona disponibile ad assumerla, anche in questo caso, nei 3 settori della sanatoria. Quindi una persona che era irregolare, da poco ha perso la regolarità, che ha già lavorato in questi settori, che ha 6 mesi di tempo per trovare nuovamente lavoro in questi 3 settori. Questa è tendenzialmente la procedura prevista. Ci sono tantissime questioni su cui giornalmente si stanno chiedendo chiarimenti, ovviamente. Nel frattempo molti sono arrivati. Su questo abbiamo fatto una prima scheda di approfondimento che raccoglie anche una serie di schede di approfondimento sulle questioni che maggiormente ci vengono richieste nella procedura di orientamento che abbiamo realizzato, quindi in relazione al reddito, in relazione ai documenti che la persona dovrà portare per dimostrare la sua presenza in Italia prima dell'8 marzo, sul rapporto di lavoro, una serie di approfondimenti che raccolgono un po' i chiarimenti avuti nelle circolari che si sono susseguiti dopo il decreto interministeriale. Ho condiviso.